Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, canale 99, buongiorno a chi ci segue in streaming, nettunotv.tv. Subito la cronaca, i carabinieri hanno arrestato un 24enne gambiano senza fissa dimora e disoccupato per spaccio di droga. È successo domenica, ieri pomeriggio, al Parco della Montagnola. Una pattuglia di carabinieri ha sorpreso il giovane gambiano mentre vendeva della marijuana ad un ragazzino. Il pusher, gravato già da precedenti di polizia, è stato accompagnato alla dozza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo studente 14enne è stato invece segnalato alla prefettura di Bologna per uso personale di stupefacenti e affidato ai genitori. La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente anche ad una quarantina di euro in contanti. E adesso parliamo invece di alcuni furbetti beccati dalla Guardia di Finanza di Bologna. Riscuotevano infatti le pensioni dei parenti deceduti per un importo complessivo di oltre 270.000 euro. E questa è l'accusa della Guardia di Finanza nei confronti di 12 persone denunciate dalla Procura per la truffa all'INPS. Nei confronti di 9 denunciati, poi il GIP del Tribunale di Bologna, Rossella Materia, accogliendo la richiesta del PM Luca Alfredo Davide Venturi, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente pari a 160.000 euro al fine di sottrarre alla disponibilità degli indagati il corrispondente profitto ritenuto illecito. L'operazione dei finanzieri, denominata offline, costituisce la seconda tranche di un'indagine che era partita nel 2016, che inizialmente aveva interessato il solo comune di Bologna, permettendo di individuare 4 persone accusate di aver percepito le pensioni di defunti per una somma totale di oltre 190.000 euro. In una seconda fase, invece, gli accertamenti sono stati estesi all'intero ambito provinciale. In particolare, i finanzieri del gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, attraverso l'approfondimento di 25.000 posizioni di soggetti deceduti nel triennio 2013-2015, hanno scovato ulteriori 12 persone residenti nella provincia di Bologna, ad eccezione di un soggetto residente nel Ravennate, che, nascondendo all'INPS il decesso di loro congiunti, questo il quadro accusatorio, hanno usufruito illegalmente delle loro pensioni, favoriti anche dal fatto che la maggior parte di loro era delegata ad operare sui conti correnti bancari dei parenti estinti. E adesso cambiamo decisamente pagina. È stata inaugurata la casa A di AGIOP di via Siepelunga a Bologna, dove avranno sede un punto di ascolto psicologico e appartamenti residenziali gratuiti per bambini ammalati di tumore e per le loro famiglie. L'intervista alla presidente AGIOP Zampa e della nostra Michela Conficoni. Il progetto del punto d'ascolto nasce dall'esigenza di dare continuità al servizio di psico-oncologia che già noi riserviamo ai nostri bambini e alle famiglie all'interno dell'ospedale. Quando dico noi, naturalmente intendo AGIOP, che lo sostiene economicamente, ma la clinica e l'azienda. E la psico-oncologia è un progetto che parte da molto lontano ed è proprio nel DNA di questa associazione, perché il professor Paolucci, che è uno dei fondatori dell'associazione insieme al gruppo di genitori iniziali, aveva in mente già allora che il servizio di psico-oncologia dovesse essere accompagnato alla cura del cancro infantile. Oltre a questo ci saranno anche delle accoglienze proprio residenziali? Questa è la prima casa di accoglienza di AGIOP, che ebbe in accomodato d'uso gratuito dall'associazione, dalla Fondazione Pini, e che noi abbiamo acquistato qualche anno fa, sempre dalla stessa associazione, ed era una casa che aveva bisogno di un forte risanamento proprio per ospitare qui i bambini in pre e post trapianto di midollo osseo. Pre, appena arrivano, quindi sono accolti, questa è una casa particolarmente accogliente, in un bellissimo posto, respirano un'aria anche migliore di quella del centro. E il post trapianto, infatti, questa casa è suddivisa in appartamentini e indipendenti, in modo che i bambini in quella fase così delicata del post trapianto, dove sono particolarmente esposti alle infezioni, possano vivere in autonomia. Il gruppo Enel ha contribuito alla ristrutturazione, come sentito. Nicola Lanzetta, responsabile Enel Mercato Italia, spiega il perché di questa decisione. Sentiamolo.
Noi siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale e pensiamo che dobbiamo operare ovviamente come business, come azienda, ma anche, come si diceva prima, come buoni cittadini localmente. Da questo punto di vista l'impegno che ogni dipendente mette in attività, chiamiamole sociali, chiamiamo di responsabilità solidale, sono per noi importantissime. Tant'è vero che abbiamo due linee grandi di sviluppo. La prima è che già in azienda incentiviamo il volontariato. La seconda invece è proprio un progetto simile a questo. In cosa consiste? Consiste nel fatto che i nostri negozi, noi siamo presenti con circa un centinaio di negozi sul territorio nazionale, a fronte di risultati importanti, hanno la possibilità essi stessi sul territorio di scegliere una di queste attività. Quest'anno è toccato al negozio di Bologna, che è qui presente in centro, che ha avuto dei risultati incredibili, e quindi i nostri colleghi bolognesi hanno deciso di dedicare questo contributo, questo aiuto a questa associazione che, come voi sapete, è per noi importantissima in quanto è volta ad aiutare bambini molto meno fortunati della gran parte dei nostri figli e che sono malati di tumore. A quanto ammonta il contributo che è stato dato? Il contributo ammonta a 100.000 euro, dopodiché c'è un forte impegno personale da parte di noi tutti e non ultimo anche per fare cultura per un mondo che vorremmo lasciare ai nostri figli migliore rispetto all'attuale, anche 10 bici elettriche. E adesso ci occupiamo invece di un'azione della Polizia Municipale di Bologna che ha messo a segno un altro intervento nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno dei cosiddetti taxi abusivi. Nella notte infatti tra sabato e domenica scorsi è finito nei guai un 25enne di Sassuolo beccato dai vigili a trasportare a pagamento in una discoteca di via Stalingrado gruppi di giovani senza averne però l'autorizzazione. L'intervento è stato effettuato da operatori dei reparti moto e polizia commerciale impegnati nella zona di una discoteca di via Stalingrado dove era in corso un evento molto partecipato. Verso 1:30 gli agenti hanno notato questo Fiat Ducato che faceva fatto scendere 8 tra ragazze e ragazzi e poi che poi sono entrati in discoteca. Qualche ora dopo lo stesso veicolo era tornato alla discoteca e si era nuovamente fermato. Allora, noi non so se siamo già in grado di collegarci in diretta con Palazzo D'Accursio dove vedo la nostra Michela Conficconi, dietro la nostra postazione, tra l'altro possiamo far vedere rapidissimamente, si è anche fermato, ecco, vedete una persona con un manifesto con scritto sfrattato da Casa Popolare. A questo punto attendiamo qualche istante per capire appunto se Michela Conficconi è già in grado di collegarsi con noi per capire qual è un po' il quadro della situazione, oppure nel frattempo, mentre lasciamo Michela appunto preparare, sì, forse siamo già in grado di poterci collegare con Palazzo D'Accursio. Sì, vedo già Michela Conficconi, a te subito la linea da Palazzo D'Accursio dove è iniziato da poco il Consiglio Comunale. Io sono in grado di sentirvi, posso anche già raccontarvi se avete già ritorno audio. Comunque vi... Avanti Michela. Vi sentite? Avanti, avanti Michela, ti sentiamo benissimo. Allora, io non avendo conferme vado avanti. Allora, noi siamo, questo Consiglio Comunale in realtà si apre con una serie di proteste, sono due in particolare. Protestano coloro che stanno realizzando un mercatino multietnico in Montagnola, adesso sentiremo le ragioni, abbiamo proprio qui l'ospite. E poi quel cartello che dicevate, un uomo che è stato sfrattato da Acers aspettando di poter essere reinserito. E adesso lo abbiamo al nostro fianco e tra poco lo andremo a intervistare. Allora, partiamo da voi. Voi avete portato tante cose che vendete in Montagnola, un mercatino multietnico che esiste da tanti anni e adesso perché protestate? È ormai 18 anni che siamo alla Montagnola, noi abbiamo fatto il mercatino multietnico e, per 15 anni abbiamo avuto accordi e convenzioni col comune, col gestore della Montagnola per poter fare esercitare la nostra attività che non è soltanto un mercatino multietnico ma anche intrattenimento sociale, interculturale, è un posto dove si mescolano diverse persone di età, di religione, di provenienza etnica in armonia e siamo riusciti a fare questo dopo tanti anni, sia il gestore che il comune ce l'ha riconosciuto, da qualche anno però ci tiene su in sospeso con permessi che ci danno e poi ci ritirano, ci danno e ci tolgono, questa cosa non può continuare. In questo momento quindi non potete più farlo? In questo momento siamo in scadenza e il Comune ancora non ci ha detto qual è il nostro destino delle prossime settimane.
Quando si svolge questo mercatino? Si svolge il venerdì e il sabato di tutte le settimane, in concomitanza con il mercatino della Montagnola. E quanto dura ogni volta il permesso? È variabile, 3 mesi, 4 mesi, 1 anno, 6 mesi, però non... il fatto è che noi abbiamo delle attività che intraprendiamo con altre associazioni che condividono il nostro sentire accoglimento di attività culturali, ricreative, anche artistiche. Per cui la cosa ci dà veramente molto disagio, non siamo dei semplici ambulanti, cioè con tutto il rispetto per gli ambulanti, non siamo ambulanti che montiamo lì 2 o 3 cose per venderle e basta, noi lì facciamo delle attività. Che... E quante sono le persone coinvolte? L'associazione è composta da 9 persone, però come dicevo ci sono anche altre associazioni che interagiscono con noi, amici, artisti, artigiani. Quindi aspettate adesso di essere ricevuti da chi? L'assessore Lepore è responsabile di queste cose, è con lui che abbiamo fatto gli ultimi accordi, che poi sono anche venuti meno, e quindi noi adesso, dopo l'ultimo incontro di quest'estate, nel quale abbiamo stabilito delle linee operative, aspettiamo di avere un incontro conclusivo e anche che possa darci una soluzione però costante e non più limitata. Bene, quindi vedremo gli aggiornamenti, davvero tanti in bocca al lupo. Adesso io chiamerei come ospite questo signore che, come vedete al cartello, sfrattato da Casa Popolare, sono invalido al 100%. Lei si trovava nell'immobile di via Ganduso, le chiedo di abbassare, ecco così vediamo bene il suo volto. Era in via Ganduso ma non in modo abusivo? No, avevo un contratto triennale dato in emergenza abitativa, che poi Acer non ha inteso rinnovare. E, era da mesi che si stava parlando di sgombrare Gandusio su tutti i giornali, addirittura Alberani, il presidente di Acer, parlò di uno sgombero soft, e poi il 14 di luglio invece hanno voluto fare per mascherare questa mega operazione di sgombero, il sindaco Merola ha emesso un'ordinanza per l'incolumità pubblica che ha cacciato fuori tutte le persone da Gandusio dal 6 al 12. Zona. Perché se lei è invalido al 100% e quindi ha diritto ad un alloggio popolare, questo alloggio non glielo vogliono dare? Lei dice che non è neanche in graduatoria, com'è possibile? No, infatti è questo che non riesco a capire. Mi dicono che devo aspettare i tempi. Io, oltre che essere invalido, ho anche avuto due infarti, ho 4 angioplastiche, sono diabetico, ho una polineuropatia diabetica. Non si capisce perché deve aspettare. Appunto, io infatti credevo anche che la Costituzione diceva che il diritto alla salute è un diritto prioritario che passa qualsiasi altra considerazione. Allora, lei giovedì ha l'incontro con Alessandro Alberani, il Presidente. Noi aggiorneremo questa situazione, Alberani è molto sensibile in realtà a queste cose. Sì, infatti io mi auguro appunto che la sensibilità umana del Presidente Alberani possa risolvere questa mia situazione, perché io volevo dire anche che, come cardiopatico, voi dei giornali lo sapete sicuramente che un cane riduce del 33% la mortalità in un cardiopatico. Io soffro moltissimo che non posso tenere il cane dove sono, e se non mi verrà dato un alloggio, un contributo economico, vivo solo con 280 euro e un posticino dove posso stare con il mio cane, io da venerdì inizierò uno sciopero della fame che con conseguente sospensione dei farmaci salvavita che assumo per il cuore e il diabete, e lo intendo portare fino alle estreme conseguenze. Grazie. Ecco Michela, allora, io non so se questa situazione dopo l'incontro di giovedì. Grazie moltissimo. Vediamo. Per averci raccontato la sua storia. Allora, noi siamo in attesa, Francesco, anche di alcuni politici per commentare anche le ultime dichiarazioni che sono state fatte a livello nazionale da tutti i partiti protagonisti di queste prossime elezioni politiche di marzo. Quindi tra qualche minuto io ti richiedo la linea qui da Palazzo. La
a Curzio. Bene, bene, allora tra poco torneremo da te. No, l'unica domanda era capire dove sta vivendo in questo momento questa persona di cui che ci ha raccontato appunto la storia in questo istante davanti alle nostre telecamere. Andiamo invece a occuparci di altre persone che hanno difficoltà, i poveri della città di Bologna, persone senza fissa dimora, che hanno difficoltà davvero a poter ogni giorno andare avanti. C'è stato, come di consueto, un appuntamento tradizionale per tutti senza fissa dimora proposto dal ristorante Il Diario di Bologna in collaborazione con la Caritas, le Cucine Popolari, Piazza Grande, nel rinomatissimo locale di Bologna situato nel cuore del centro storico della città. Abbiamo parlato con il direttore del Diana Eros Palmirani, lo ha intervistato per voi, Eleonora Monari. Non mancano i bolognesi che ci vogliono aiutare. L'evento è l'ottavo anno che si fa e almeno per un giorno queste persone vediamo un sorriso e si potrebbe anche fare di più, ripeto, però accontentiamoci di questo. I ristoratori stanno sempre facendo qualcosa, anche se non appare, le garantisco che stanno sempre facendo del bene proprio per questi poveretti. Guardi, non voglio fare pubblicità, però ci sono 30 ristoranti che tutti i giorni, per 365 giorni all'anno, offrono 50-60 pasti alle persone indigenti. Perciò mi creda, poi se si potesse fare ancora di più è ancora meglio. Allora, prima di ricollegarci in diretta per il collegamento appunto con Palazzo da Curzio, per aprire un po' anche la pagina politica, è stata una domenica, lo ricordava la nostra inviata Michela Conficoni, dove ha parlato Berlusconi, ha parlato Renzi, ha parlato Di Maio, insomma ha parlato Salvini, è stata una domenica molto vivace per quanto riguarda le elezioni politiche, questa campagna elettorale. Prima di arrivare però a ricollegarci, adesso apriamo la pagina sportiva e allora subito a te, Giacomo Bianchi. Grazie Francesco, la pagina sportiva che ovviamente ha come argomento centrale il calcio, il Bologna, Simone Verdi si è allenato regolarmente questa mattina a Casteldebole con i suoi compagni, però potrebbe essere stato effettivamente l'ultimo allenamento con la maglia del Bologna di Simone Verdi. È atteso tra oggi pomeriggio e domani un suo incontro a Napoli con Giuntoli per cercare di capire quelli che possono essere le vicende e gli sviluppi della vicenda legata al suo passaggio con al Napoli appunto. Si parla anche di cifre, qualcuno dice che la trattativa verrà chiusa a circa 20 milioni, qualcun altro invece pensa che si vada a qualcosa in meno oppure a qualcosa in più. Insomma, bisogna definire bene quelle che saranno le cifre del passaggio di Simone Verdi al Napoli, che però sembra veramente essere imminente. Intanto Casteldebole, ieri la squadra è tornata ad allenarsi dopo i 7 giorni di riposo concessi da Roberto Donadoni per la sosta del campionato. Tutti presenti, come detto c'era anche Simone Verdi, ma c'era anche Blairin Zemaili in attesa dell'ufficialità come nuovo giocatore del Bologna. Blairin Zemaili si è allenato con i suoi nuovi, ma al tempo stesso vecchi compagni. Eccola qui la fotografia che lo ritrae con la maglia del Bologna. È tornato ieri a Casteldebole il giocatore svizzero. E assenti ieri Taider e Pulgar per un permesso legato al loro ritorno a Casteldebole. Taider diventerà una pedina di scambio per quanto riguarda il mercato, Pulgar invece legato al suo ritorno dal Sud America. Assente anche Federico Di Francesco invece per una sindrome influenzale. Apriamo la pagina del basket parlando della Fortitudo, ha vinto la partita contro Udine venerdì sera, oggi sono stati resi noti anticipi e posticipi, insomma le partite che verranno trasmesse da Sport Italia in questo inizio di anno 2018. Nel mese di febbraio la Fortitudo affronterà Trieste giovedì 8 febbraio alle 20:30, gara prevista per mercoledì sera invece spostata a giovedì 8 febbraio alle ore 20:30. In casa Virtus invece, dopo la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di sabato sera con la vittoria contro Reggio Emilia, ieri la Virtus ha scoperto chi sarà il suo avversario, sarà Brescia, la Germania Brescia, partita fortissima in questo avvio di campionato, che chiude seconda, la Virtus è settima e dunque si scontreranno loro nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno a Firenze. Parliamo anche di motori, perché questa mattina è stata presentata la nuova Ducati, la Ducati che correrà appunto la MotoGP dell'anno 2018, e allora c'è stata la nuova presentazione della nuova moto con i piloti Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Ci ha presentato com'è la moto Claudio Domenicali, che è l'amministratore delegato di Ducati. Siamo pronti, sì, direi che era difficile presentarsi in modo diverso, abbiamo fatto un 2017 straordinario. Il lavoro fatto durante l'inverno è buono, sappiamo che anche gli altri avranno lavorato molto e quindi sarà difficile, però siamo pronti a giocarcela, siamo pronti a cominciare i test per spingere da subito e
capire veramente qual è il livello nuovo del 2018. Non sono cambiati molti piloti sulle moto, ma sicuramente ogni squadra avrà lavorato per risolvere i problemi che ognuno di noi aveva. Alcuni avranno fatto un lavoro migliore di altri, alcuni piloti saranno preparati meglio, però certamente la Ducati c'è e c'è per giocarsela. Il 2017 si è chiuso bene per noi, si è chiuso ancora una volta in crescita. È ormai dal 2009 che cresciamo ogni anno. Questa Ducati ci sorprende perché ha tanti appassionati del marchio, ma anche tanti nuovi ducatisti stanno arrivando, perché l'azienda che cresce, ormai siamo 1600 persone nel mondo, è in grado di realizzare prodotti che non poteva fare 10 anni fa, realizzare prodotti con una qualità e una tecnologia che non poteva fare. Quindi quando si riesce a unire il design e l'emozione tipico di Ducati con una qualità e una tecnologia che era un po' forse quello che mancava 10 o 15 anni fa, molti clienti di altre marche cominciano a pensare che Ducati sia una scelta interessante anche per loro, e quindi ci permettono di continuare a crescere. Questo è molto positivo perché consente di radicare qui in Emilia-Romagna, in Italia, un centro di eccellenza, di competenza. Abbiamo tantissimi ingegneri giovani, ingegneri molto appassionati che possono investire per il futuro, ed è molto bello anche questo momento storico perché stanno cambiando moltissime cose molto rapidamente, e crediamo che fra 10 anni le cose saranno diversissime da oggi, quindi solo chi oggi sta pensando a fra 10 anni ci sarà ancora fra 10 anni. Allora, andiamo, tra poco ridarò la parola a Giacomo Bianchi, l'ho ripresa io per quanto riguarda il tema della politica, tra poco anche i piloti della Ducati, perché in realtà in Consiglio Comunale vedo già un ospite accanto a Michela Conficconi, Claudio Mazzanti. Allora Michela, se mi senti ti darei subito la linea, non so se effettivamente, non riesco a capire se hai il ritorno dallo studio oppure no, ma diciamo così ad occhio mi sembra di no, per cui magari se avvisiamo l'operatore rientriamo un attimo, ecco, ci dovremmo essere, sì, perfetto. Allora Michela Conficconi, prego, col tuo ospite. Allora, sono in compagnia di Claudio Mazzanti, capogruppo del PD. Subito con lui i temi nazionali, però approfittiamo perché lei sta per fare anche un intervento di inizio seduta sulla serie di investimenti, l'ultimo purtroppo mortale che c'è stato in via Toscana, dove ha perso la vita all'alba una giovane donna. Secondo lei quella strada è pericolosa? Allora, quella strada è pericolosa. Noi abbiamo delle strade in città, come in tutte le città, che sono strade dove la gente non rispetta il codice della strada, va a delle velocità allucinanti e poi mettono sotto le persone e ci sono morti e feriti. C'è un incremento della mortalità, c'è un incremento dell'incidentalità. Do solo un dato: a parte le morti, nel 2016 sapete quanto è costato gli incidenti stradali all'economia bolognese metropolitana di Bologna? 360 milioni di euro, spese sanitarie per 120 milioni di euro, senza contare i morti e i feriti. Lei cosa propone? Propongo che bisogna assolutamente mettere sotto controllo la velocità della gente. È talmente vero che se voi leggete la relazione fatta dalla Polizia Stradale di Stato, dov'è che c'è stato calo degli incidenti? Guarda caso, nelle autostrade provviste di tutor, dove c'è il controllo di tutte le tratte, dove sei obbligato a rispettare i limiti, se no ti becchi dei verbali e dei ritiri di patente. Purtroppo bisogna creare le condizioni di messa in sicurezza, la messa in sicurezza è priorità. È inutile che si lamentino se si mettono degli autovelox, dei semafori intelligenti che beccano chi passa col rosso, che stangono quelli che guidano col cellulare all'orecchio. È ora di cominciare a fare come nei paesi civili del nord Europa: chi sbaglia deve pagare, se no ci rimette la salute dei cittadini e la vita dei cittadini. La porto adesso invece sui temi nazionali, perché questo fine settimana è stato ricco di dichiarazioni. Anche il segretario del PD Matteo Renzi ha usato delle parole molto dure nei confronti del Movimento 5 Stelle, ad esempio parla di incompetenza elevata ad orgoglio. Lei condivide parole così dure? Le condivido, e basta vedere nei comuni dove loro amministrano, Livorno, Torino, Roma, dappertutto ci sono inchieste, denunce e disservizi. Quello poi di Roma è eclatante, no? Tutti si devono far carico dei ruschi di Roma, perché loro è 2 anni che sono lì e non si mettono d'accordo su che impianti fare. Credo che questa sia la dimostrazione palese. A Torino hanno accusato Fassino di avere sbagliato il bilancio. La Corte dei Conti ha detto che Fassino si è comportato correttamente e sono loro che non sono capaci. Si dimettono tutti i revisori dei conti, traggono loro le conclusioni. Loro fanno delle promesse, non dimostrano che si possono fare, sparano
ad alzo zero, e poi quando vai nel concreto dove loro amministrano si vede il fallimento che sono. Questa è la dimostrazione. La proposta del Silvio Berlusconi, una pensione minima di 1000 euro anche alle casalinghe e una tassa unica per tutti poco sopra il 20%. Secondo lei sono attuabili? Beh, Silvio Berlusconi è quello che diceva un milione di posti di lavoro, lui non li ha mai fatti, ha governato 12 anni, eh? Voleva dare 1000 euro alle casalinghe, mai date. Berlusconi spara, pensa che a Porta a Porta si è presentato con un cartello, onestà. Lui parla di onestà, che ha avuto una condanna a 4 anni e 6 mesi per aver portato via soldi allo Stato. Si è beccato una condanna che se la prendi te o la prendo io siamo in galera. Lui avendo più di 75 anni dato ai servizi sociali. Quindi lui non è credibile, basta vedere cosa ha fatto, basta vedere il suo curriculum penale e lì si capisce il bluff che è quell'uomo. L'abbiamo visto governare, ha portato l'Italia alla bancarotta nel 2011, aveva la maggioranza, si è dimesso perché nessuno lo fumava più. Oggi si presenta con 1000 euro le casalinghe, barzelletta assoluta, non dice come finanziare, la flex tax lui gli dà un'interpretazione, Salvini gliene dà un'altra, di dire balle, la gente è stanca, dicono la verità e dimostrano quello che dicono. Quindi insomma non è d'accordo. L'ultimo passaggio poi le lasciamo andare, invece le liste del PD, oggi si chiude la quadra, secondo lei si riusciranno a fare senza malcontenti all'interno del partito? Beh, io mi auguro che ci sia questa proposta, che vada discussa negli ambiti di partito, che sia una discussione franca, e sono convinto che alla fine si arriverà a formare le liste come si è sempre fatto, e con delle contraddizioni che in tutti i partiti ci sono, quando si fa delle liste c'è sempre un po' di movimento, ma io sono fiducioso. Grazie a Claudio Mazzanti, grazie a voi, grazie tantissimo. E, allora Francesco, per il momento io ti ridò la linea, poi siamo sempre pronti a riprenderla qualora ce ne sarebbe necessità. Grazie, grazie. No, lasciamo che il Consiglio prosegua. A questo punto noi chiudiamo la nostra edizione del Telegiornale ridando la linea a Giacomo Bianchi, perché adesso tocca ai piloti della Ducati. Giacomo. Sì, perché il team della Ducati sarà composto anche quest'anno da Andrea Dovizioso e da Jorge Lorenzo, un Andrea Dovizioso che vuole confermare l'ottimo mondiale dello scorso anno, anche lui ha lottato per vincere il titolo che poi andò a Marc Marquez, però ha parlato anche di progettualità per questo 2018 Ducati. Andiamo a sentire Dovizioso. Partiamo con questa mentalità, però bisogna, se vogliamo essere sinceri, approcciarla, pensare cose diverse, nel senso che la differenza la fa come lavori nei test e come approcci la stagione, quindi non è che perché l'anno scorso abbiamo fatto secondi partiamo per la stagione nella stessa situazione. La dimostrazione è anche, diciamo, la Yamaha l'anno scorso, da avere una moto molto competitiva e dominare i test con Maverick, poi non sono riuscito a vincere il campionato, quindi è un attimo perdere la strada e migliorare come abbiamo fatto nell'anno scorso. In questo momento l'approcci pensando al mondiale, ma devi essere focalizzato nel lavorare. La dimostrazione l'anno scorso che lavorare in piccoli dettagli durante il weekend faceva la differenza, e l'esperienza fatta dall'anno scorso ci aiuterà ancora di più per incominciare a lavorare dei test, perché l'anno scorso abbiamo incominciato ad essere davvero competitivi dal Mugello, invece bisogna cercare di partire subito forte. Ci sono un po' di cose da provare, e vedremo, arriveranno piano piano, con calma, piedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare bene come abbiamo fatto l'anno scorso. Adesso possiamo confermare che la nostra base è buona, però ci mancano ancora certi aspetti, certe caratteristiche che non siamo ancora riusciti a modificare. A centro curva non siamo ancora veloci come gli avversari, però abbiamo il motivo perché siamo stati competitivi l'anno scorso, perché in altri aspetti eravamo più forti, ma dobbiamo cercare di limare un po' i nostri limiti, perché sennò fai fatica a vincere il campionato, perché adesso ci troviamo con tanti piloti che possono giocarci il campionato e ancora più piloti che si possono giocare la vittoria delle gare, e questo vuol dire che per arrivare sul podio di tutte le gare devi essere sempre molto a posto. A voglia di riscatto invece Andrea Jorge Lorenzo, scusate, non brillantissimo l'anno scorso, il suo primo anno con la Ducati, però quest'anno sarà molto diverso, detto così. È stata una stagione difficile, non possiamo dire di no, perché dopo 9 anni con una moto molto diversa da quella Ducati ci abbiamo trovato delle difficoltà, dei problemi, però non mai abbiamo perduto la fiducia, abbiamo lavorato tantissimo con molta pazienza e alla fine in tutto l'anno abbiamo fatto una evoluzione molto grande, no? Non tiene niente a vedere la performance che ho avuto le prime gare con quelle delle ultime, quindi per quello mi aspetto di andare ancora migliore in questo comincio del 2018, penso che tanto la squadra come la moto sono pronta per vincere, adesso solo falta che io posso offrire la mia migliore versione di sempre. Io penso che l'anno scorso la Ducati ha fatto da tutto per darmi qualcosa di meglio per me,
però il problema è stato il tempo, non abbiamo avuto molto tempo per evoluzionare la moto, quindi adesso dopo un anno la Ducati ha avuto molto più tempo per questa volta darmi di più a me per avvicinarmi al mio stile, che io devo avvicinarmi alla moto. Quindi se l'anno scorso è stato io un po' di più avvicinarmi alla moto, penso che in questa stagione sarà l'opposto e Ducati mi darà qualcosa che sarà in meglio alle mie esigenze. Dobbiamo provarle, no? Sono molto curioso di provarlo, però già a Jerez abbiamo avuto qualche piccola modifica che ha aiutato in quel senso, in quei punti deboli che ancora dobbiamo migliorare, e penso che il grande step lo vedremo a Sepang. Era tutto per quello che riguardava la pagina sportiva e la Ducati, di nuovo linea a Francesco Spagna. Bene, grazie a Giacomo Bianchi. Allora noi andiamo a controllare a Palazzo d'Accurzio se abbiamo in postazione altri politici, altri consiglieri comunali, direi però allo stato attuale no, non vedo infatti Michela Conficoni in postazione, dunque termina qui l'edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, grazie al coordinamento tecnico affidato a Mario Giuliante, grazie a voi che ci avete, come dire, seguito anche in questa nostra edizione, grazie a tutti.